No, c'era la cosa del riparare il computer. Però fammi vedere un secondo una cosa. Cinema, aumentare la mia conoscenza. Serve per la perizia. Però Utaba che mi invita al cinema mi tenta. E vai. In teoria dobbiamo guadagnare un po' con lei e conoscenza, no? Guarda. My sandal has come undone. You're too slow. Unless you can move at the speed of light, troppo... you'll never be able to go back to the future. Se è troppo lento, bisogna muoversi dove sta la luce. Vabbè. A me continua a dispiacere che non ci sia la traduzione. Non so perché non ci abbiano pensato. Mettili qua, cioè vuol dire nuvoletta, no? Cosa vuol dire? C'è la nuvoletta sempre. Torno indietro da soli. Come ha fatto a diventare un cult? Tra l'altro è istruttivo con tutte quelle nozioni scientifiche. Devo aver imparato a conoscere il lato divertente della scienza. Grazie anima. Tre note. Visto questo film almeno 50 volte. Ma l'audio del cinema è sempre uno sballo. L'audio, la dimensione. Beh, la fantascienza non è fatta solo di idee assurde. È speranza, capisci? È come un sogno che un giorno potrebbe diventare realtà. Bene, hai del potenziale. Comunque, grazie alla compagnia. Non è stato più divertente di tutte quelle volte che l'ho visto da sola. Magari potremmo organizzare una maratona di fantascienza nella tua stanza, sarà fantastico. Carino. Colori. Cosa succede? Cosa? Mi scusi, le spiacerebbe ripetere. Insegnanti di mezza età. Ora nulla è ancora stato deciso. Ma visto come stanno andando le cose, lo stato di Yoshizawa potrebbe essere revocato. Cioè, lei Yoshizawa. Lo stato di Yoshizawa. Il suo stato? Una faccenda così seria va portata, ovviamente, alla sua attenzione e a quella dei suoi genitori. Mi è stato detto che i suoi risultati nell'ultima gara sono stati più che soddisfacenti. Revocarle lo status di studentessa modella non è un po' esagerato da parte della scuola. Capisco come si sente, ma... Beh, il terzo posto non basta davvero in questo caso. Poverina. Deve ottenere il primo posto perché valga davvero il suo status eccezionale. Mi fraintenda, personalmente ritengo che i suoi risultati siano notevoli, ma deve essere campionessa nazionale. Credo si possa sostenere che non bastino per rappresentare la Sujin e ricevere un trattamento speciale. L'ambasciatore non porta pena, va bene. È necessario per garantire l'equità nel corpo studentesco. Non sei mica stata espulsa. Presto ci sarà un'altra gara. Cerca di soddisfare le nostre aspettative. Poverina. Mi scusi, ma sovraccaricarla di responsabilità non farà altro che nuocerle. In questo momento mi sta venendo in mente anche 13 sentinelle. Prima o poi le prenderemo in mano. Comunque non è più guardato, cioè non è ancora guardato Femidium, vero? Io sto aspettando che mi sblocchi cioè che finisca di lavorare il 15° e ultimo episodio. Sono solo 15, non sono tanti. Il problema è che ci sta impiega una vita. È una cosa... Boh, gli altri l'ha già finito da un pezzo, guarda, è ancora lì. Allora... Oh, non era affatto la mia intenzione, volevo solo darle un piccolo incoraggiamento, sì, c'è. Dottor Maruki, continui a servire la scuola come consulente e fornisca sostegno a Yoshizawa. Questo incontro aveva il semplice scopo di esprimere il totale supporto del corpo docente. Eh?
proprio quello che ha lasciato intendere. Ecco perché mi sono avvalso della sua presenza qui oggi, dottor Maruki. Il vostro totale supporto, eh? Mi dica anche lui che non è questa cima, ci arriva. In modo è solo di questo che volevo discutere con voi oggi. Ricordate che questi cambiamenti sono solo ipotetici, eh? Sono solo ipotetici. A meno che lei non porti risultati migliori. Dopo non sono più ipotetici. Che incoraggiante. Beh, suppongo che l'incontro possa dirsi concluso. Era carino che ci fossero più spesso questi momenti, anche di storia degli altri, no? Ci sono, visto, sono estremamente rari. Ah, è carina di viso, ma è uno stecchino, intendiamoci, uno stuzzicadenti. Excuse me. Con permesso. Makoto è un altro livello. What's wrong with Yoshizawa? Cosa sarà successo Yoshizawa? Non ti sembrava un po' strano? Un po' strana? No. Speriamo che si sblocchino. Oh, ma quella, deve averlo perso Yoshizawa. Il suo portafortuna. Uffa, se n'è andata. Restituiamola dopo la scuola. Dovremmo almeno mandarle un messaggio per farle sapere che ce l'abbiamo noi. Forse l'ho lasciato qui. Vicepreside. Come ha reagito alla notizia di Yoshizawa? No, piuttosto abbattuta. Credo sia stato un grosso shock per lei, ma scusa, magari cosa sono riviste? Oh, sembra che siano più o meno in metà della stanza sia un'infermeria, cioè sia un'edicola. Spero davvero che questo possa finalmente spronarla verso il successo. Deve far di tutto per superare il terzo posto e portare a casa un risultato migliore, e in fretta. Vice Preside, so di averglielo già detto, ma il suo approccio avrà pessime ripercussioni su di lei. Magari motivarla con parole severe non farà altro che metterle addosso ulteriori preoccupazioni. Irla. Dottor Maruki, non facciamo carità qui. Se desidera il suo status, dovrà fornirci risultati adeguati. Gonfiarle la testa di lodi sarà pure la sua terapia ideale, ma non la si può viziare in eterno. Abbiamo accolto quelle sorelle per rafforzare il nostro prestigio, ma così ci rimetteremo soltanto. È proprio... Non solo ne abbiamo persa una, ma l'altra non ci sta dando alcun beneficio, uno spreco di risorse. Mio Dio, personcina. Oh, Netsk. Vuol dire che mi frega a me. In realtà lei ha fatto... Ah, è rimasta colpita al cuore, quindi... Non so perché hanno scelto quella... Quel testo lì. Signore... chiedo scusa, ma è inutile negarlo. Il caso di Kamoshida e la morte del preside ci hanno messi le spalle al muro. Se questa scuola non si mette alla svelta, perfino il mio culo sarà a rischio. È tutto, se non le dispiace. Sarà anche così, ma non cambia il fatto che se tu metti pressione ottieni risultati diversi. Guarda come è vistoso. Praticamente non abbastanza questo isterismo di massa. Rubare i cuori, riforma sociale, basta con le stupidate da ladri, è antiscientifico. Che vuol dire antiscientifico in questo caso? Voglio dire, come hanno osato colpire Big Bang Burger e Okamura Foods? Sono dei criminali! Guarda che non abbiamo ancora colpito ancora in tubo. Almeno tu non ne dovresti sapere niente. Quel gusto meravigliosamente artificiale, abbastanza grande da colmare un piccolo universo. I ladri stanno cercando di rubarmi questa splendida galassia di cibo spazzatura? Pazzo. Detto questo, Elfman, pensi di comprendere la vastità dell'universo con le sue innumerevoli galassie, ma considera questo. Ma questo è cos'è che gli insegna esattamente visto così? Da elegantone. Da dandy, cavolo. Immagina tre angurie all'interno del sole. E se il sole fosse l'intero universo, cosa sarebbero le angurie?
Asia, tre angurie all'interno del sole. Se il sole fosse intero, cosa sarebbero le angurie? Che domanda è? Devo immaginare tre angurie all'interno del sole. Facciamo finta che lo riempiano tutto. Se il sole fosse l'intero universo, se tutto fosse finito lì, no? Cosa sarebbero? Essendo all'interno, tu dici le lune, ma le lune di solito orbitano intorno. Potrebbero essere stelle o persone. Vabbè, tu dici, facciamo così, tu dici uno. Stavolta proviamo, guardiamo gli altri. Io sarei tentato. Allora, perché dovrebbero essere tre persone? Sono più, forse stelle. Perché le stelle. Vediamo cosa hanno detto. Stelle, ok, c'ha ragione. This is it. That's it. Me lo aspettavo da te. Ok, però non ho imbrogliato. Nel senso, comunque ci ho beccato. Illustra la densità delle stelle nello spazio profondo. Ah, in che senso? Che tre api in tutta Europa è una buona metafora. Ok, era da prendere in senso letterale, ecco perché. Cioè, lui sta dicendo in pratica che la densità di tutte le stelle dell'universo sono semplicemente grandi come tre angurie all'interno dell'intero sole, cioè praticamente è tutto vuoto. Al 99,90, cioè è tutto vuoto. Sta dicendo la stessa cosa qua, è un po' come fare parallelo tra tre api da tutta l'Europa, da tre stupide api, e confrontala con la dimensione, l'estensione dell'Europa. No, io stavo cercando di capire, mi stavo immaginando le angurie, ma inteso come dicevo, era angurie e basta. Espanse, piccole. In altre parole, l'universo è essenzialmente vuoto. Pazza. Se avete presente quanto grande il sole rispetto a un'anguria, beh, non c'è proprio niente. Ci sono innumerevoli stelle nel cielo, ma l'universo è davvero troppo più vasto di così. Troppo più vasto, mi piace. Persino nella nostra galassia le stelle sono distanti anni luce, sebbene ne vediamo così tante. Quando le vediamo sono uno spettacolo in realtà, ma non si vedono mai. Con tutto l'inquinamento luminoso. Una nota. Era lì, che bello, questa asimmetria. Vicine eppure lontane. Si potrebbe dire la stessa cosa ai nostri cuori. Se solo sapesse in che luoghi siamo stati. Ma qui adesso non c'è più storia, bisogna assolutamente. Pipipi. Deve cambiare il telefono, non c'è niente a fare. Carina questa inquadratura, non capita mai. Ma ci sono sempre tutti questi volantini, opuscoli, ma che cosa servono? Io disturbo, ma mi sono appena accorta che hai provato a contattarmi. Il mio smartphone è impazzito di nuovo. Hai trovato il mio portafortuna, vero? Possiamo vederci? Odaiba, davanti allo stadio, dove ci siamo già incontrati. Allo stadio? Elfman, scusa, non riesco a sentirti. Mi sa che non ha segnale. Non ho colto tutto, ma mi sembra aver capito che è allo stadio. Stamattina comunque si comportava in modo strano. Pensi che le sia successo qualcosa? Sono preoccupato per lei. Anch'io. Quando l'abbiamo incontrata lì l'ultima volta, ha detto che ci va quando è depressa. Beh, cerchiamo di capire come sta quando le restituiamo il portafortuna. Odaiba, right? Adesso deve essere un ragazzino che l'ha doppiato. Prende, avrei dovuto cambiare questo 14 secoli fa.
Sono un incapace. Abbiamo tutti, abbiamo a che fare con tutte personalità, a parte Makoto, che sono tutte depresse. Vuoi suicidare? Dovrei essere la Kasumi Yoshizawa. Oh dai, voglio un parfait. E cosa doveva dire? Ok, tra poco. Ora sto cercando un posto. Dovrebbe essere qui intorno. Ci hai fatto perdere. Non riconosco nessun posto qui. Poi, cos'è quell'edificio? Credo che stiano costruendo una specie di centro convegni. O magari un laboratorio di ricerca. Sì, perfetto proprio. Ti importa comunque? Così un'altra batosta. Poverina, non hanno riconosciuto il tuo posto preferito. Non è un laboratorio, è uno stadio. Beginning navigation. Io navigazione. Ah, che succede? Hey, is that? Mi tolgo la telecamera un attimo. Sta mai che ci sarà. Non c'è niente. Ok. What the? Ma che? Cioè, Kasumi entra adesso nel team. Questa atmosfera è un palazzo. Ci dobbiamo fare due palazzi alla volta. Ma non abbiamo attivato i navi. Però si è attivato sul telefono scarso di. Adesso non può più buttare. Non funziona niente. Però devi tenerlo perché c'è su l'applicativo. Siamo nei guai. Dobbiamo andarci dentro. Aspetta, pensi sia stata Yoshizawa? Se Kasumi avesse navi, è una possibilità. Però non era vicino a noi quando siamo stati risucchiati in questo palazzo. Non sa difendersi come noi, dobbiamo trovarla, presto. Adesso siamo vestiti così. Primo, dobbiamo trovare un modo per entrare in quella cosa enorme. L'area che conduce di sotto oltre questo cancello mi sembra sospetta. Andiamo, Joker. Questa deve essere una cosa extra che hanno aggiunto appunto con. Diciamo un salvataggio, anche se non. Sì, non capisco che c'erano questi vestiti qui in questo momento. Cioè non sono quelli da. Non sono né quelli della scuola. Perché non. E non sono nemmeno quelli del. O sono quelli della scuola. Non si capisce. I pantaloni devono mica essere a quadretti, scusa. No, sono. Sono vestiti normali di tutti i giorni praticamente. La fascia rossa che non mi ricordo. Pistola. Says. Una fascia rossa. La camicia la riconosco. No, ti sbagli, siamo vestiti da Joker quando entriamo nei Memento e nei palazzi, perché l'abbiamo fatto anche perché sennò cambiavano le musiche. Siamo vestiti da Joker, cioè con la mascherina e il soprabito lungo che svolazza nero, tutto di nero. Non credo che Yoshizawa sia qui, riusciamo a proseguire? La porta potrebbe essere la nostra unica opzione, andiamo a dare un'occhiata.
qualcosa magari. Ci si deve andare di qua. Proviamo comunque andare a vedere là. Sarà chiusa. Infatti. Di là? Ho capito, è il riflesso in Morgana, ma mi sono tutto deformato. Non va bene, dovevo trovare un'altra strada. Vabbè, bene, infatti. Dobbiamo guardare lassù. Ok, quello potrebbe essere un appoggio. Vediamo se riusciamo ad arrampicarci. Arrampicarci, sì. L1. Capelli. Who's there? Chi è là? Was that Yoshizawa? Era Yoshizawa. Vedi che è questo Joker. Andiamo. Yeah. Stai in guardia. È la sorella. Why? Ma che ci fai qui? Cioè, siamo nel suo palazzo, direi. E questa probabilmente è la sua condizione alterata, boh, della madre o della sorella. Sarà la sorella, forse. Chi è quella? Un essere cognitivo? Ragazzi con il body. Ma sì, sarà la sorella. Io... Colpa mia. Cosa? Come on. Forza. You must. Kazumi, devi. Intendiamoci, queste deviazioni così sono. Cioè, l'ultimo. L'abbiamo detto, no? C'è stato un po' un crescendo. Non tanto nel dramma della storia, che quello rimane più o meno su un stesso livello. Però. Per come è stato organizzato, no? Basta. You must. Tu devi. Presto, Yoshizawa è in pericolo. Heresy. Entità mostruosa. Eresia. Osi disdegnare la misericordia del nostro Signore. Che cos'è? Stai bene, Yoshizawa? Siamo venuti a salvarti, amore. Voce, Elfman? Ciò che era visto così. Quella cosa siamo pronti a combattere. Comunque controlleremo, insomma. Accetta te stessa. Il nostro Signore lamenta la follia nata dal tuo dolore. Di cosa stai parlando? Infatti ce lo stiamo chiedendo tutti. Ma di cosa stai parlando? Ok, se traduce non sarebbe male. Da dove arrivano queste voci? Ok, siamo al vicepresidente con la voce femminile che dice che ricevere il trattamento che lei merita e boh, non lo so. Ok. Ok, è il dialogo che abbiamo avuto quando c'eravamo anche lei, noi. Più o meno. Resta il fatto che dovevano tradurlo. No, abbastanza. Yoshizawa? Mi state dicendo che non ce l'ha fatto.
Comunque, se non lo sapessi meglio, come se non lo sapessi meglio di chiunque altro. Tuttavia, non mi importa di quello che dicono tutti su di me. Tollerò chi parla male del nostro sogno. Nostro sogno? Come sorelle? Si risveglia, quindi. È una cosa rapida. È tutto nel tuo interesse. Soffocate con le vostre passioni, pretendete che primeggi tutti i costi. Yoshizawa, possibile che? E ora mi bollate come un fallimento. Lasciate che vi ricordi con chi state parlando. Io sono... Kasumi Yoshizawa! Kasumi Yoshizawa, si incazza. Che ragazza ostinata. Ve lo faccio leggere a voi. Sailor Moon. The spell cast upon you. I request we have a rematch. This time, I'm going all in with Sandrion. Cenerentola. E poi sarebbe Cinderella, ma non mi sembra che vada più. We'll show you the way to do this. Vi mostreremo come si fa. Niente troppo avventato, ok? Thank you. Grazie, vi seguo. Qua mi dimentico che in realtà ho sempre deciso che se il testo passa da solo non lo leggo, quindi nelle cutscene, in queste qui, non, lo faccio leggere a voi. Quando si blocca così, cioè c'è la pausa, allora lo leggo. Vediamo cosa fa. Organismo sintetico malvagio. Ma è un po' strana sta cosa, speriamo che vi spieghi qualcosa. Cosa che fa? Qua danno sacro tu ne metti. Ok, questo è debole, guarda caso, perché è malvagia. Non gli ha fatto niente. Allora, niente, ce l'abbiamo anche noi quello, quindi facciamo anche noi. Ce la facciamo con questo. Bloccato. Ai agita. Mio Dio. Vabbè, speriamo che faccia. No, anzi, curiamo, va. Ha fatto male, non da ridere. E già tutto il suo nemico, ma pure fa danno fisico pesante. Piano per curiosità, mancato, perfetto, quindi non sappiamo proprio niente. Questo c'ha, non ce n'era un altro. Cos'è? Minimo. Ah, se lo sfruttiamo magari poi. Che potenza passa. Ma che cavolo ha? Ok, è stato. Proviamo un garo un attimo.
Pensa a te questo. Chi ce l'ha il matador, ma è... ma è quello di gruppo. Dove essere uno medio da solo uno. E ce la fa. Ok, è entrato. Buono. Lui è basso, però adesso dobbiamo curarlo. L'ha riflettuto. Allora dicevo, curiamo assolutamente. No, curiamo tutti allora. Pochissime abilità. 4 di numero. Let's go. Vento lo blocca. Curiamo di nuovo, tanto per essere proprio sicuri di non avere guai. I'll return the favor. 358. Vabbè. Dove essere andato adesso, penso. Oh, ancora no? E muore. Ok. It's a step forward. Tutto bene? Non posso più essere debole. Wow. Oh, così sta già decisamente più attraente. Così. Sono davvero colpito, considerando che si è appena risvegliata la tua persona e tutto il resto. Senpai, senpai, giusto? Sì. I knew it. Scusa, sei innamorata di noi, come fai a non riconoscere la voce del tuo amato? Sapevo. In ogni modo, perché siamo vestiti così? Ha sempre le gambe un po' magre, però almeno le cosce sono un attimino più... curiosa, eh? È ovvio, la cosa è disorientarla terribilmente. A quanto pare ci hanno trovati. È ora di svignarsela, presto. Le spiegazioni possono attendere. Capiamo tutti insieme. Right. Sì. Ah? Quindi si può tornare qua? Oh! Siamo tornati al Lillo? Mondo reale? Anche i miei vestiti sono tornati normali. Questo era il luogo in cui ti trovavi prima di entrare nel metaverso. Siamo appena tornati. Appena tornati. Adesso ti dico, sai che non, davvero quello del costume non mi ricordo. Però mi può venire in mente una cosa del costume. C'è probabilmente un tot di costumi che tu puoi cambiare senza cambiare la colonna sonora. Probabilmente non. Alcuni invece cambiano la colonna sonora. Forse avevano trovato un vestito che non cambiava la colonna sonora. Appunto che anche lì è scomodo, perché voglio dire, sarebbe anche interessante delle varietà della colonna sonora, però non sappiamo come si cambiano.
Cioè, nel senso, non sappiamo in che modo si cambiano, no? Per cui io mi ricordo che avevo deciso di preferire tenere quella standard, no? Anzi, ti dirò di più, se effettivamente abbiamo su quello lì, perché non me lo, sai che proprio non me lo ricordo, ma più o meno, ma rimettiamo su quello di Joker proprio, non dovrebbe differenziarsi, perché secondo me, cioè, cambiavano in battaglia, adesso che mi sembra di ricordare, non cambiavano nel palazzo in sé, cambiava solo quello della battaglia, che però diventava sempre forse uguale. Vabbè, è sempre uguale in realtà. E non mi ricordo bene, ma probabilmente cambiava quello delle battaglie. Invece di quello della battaglia originale avremo la battaglia. Faremo le prove di nuovo, magari. Appena ci torniamo nel palazzo così, proviamo. Appena tornati, siamo andati a qualche parte. A questo proposito, tell me anything you might know about what's going on. Ti prego, dimmi tutto ciò che sai a riguardo. Ho bisogno di capire cosa mi è appena capitato. Capisco come ti senti, ma what should we do? Cosa dobbiamo fare, Ato? Diciamo. Yeah, you're right. Hai ragione. Okay. D'accordo, ti racconterò tutto fin dal principio. Thank you. Grazie, praticamente stiamo qui 4 ore. Un metaverso con dei palazzi e delle persone. Certo non è facile comprendere tutte queste cose in una sola volta. Normalmente non crederei a nulla del genere, ma dopo averlo visto con i miei occhi. Però wow, sei davvero bravo con le spiegazioni, signor Micio. Signor Micio. Mi avrò l'ultima parte per stavolta, ma non c'è qualcosa che dovrebbe sorprenderti di più? Un gatto parlante? No, intendevo la persona. Te ne messo di tempo? Ah, intende quello. E dunque non sono un gatto, sono Morgana. Capisco, invece della persona. Visto che ne sai molto di più di me, forse dovrei chiamarti Morgana Senpai. Oh, già, Ato, non hai qualcosa che le appartiene? Il tuo portafortuna. Tesoro. Avete fatto tutta questa strada per restituirmelo. Grazie mille. Stamattina non sembravi molto in te. È successo qualcosa? Sì, comunque presumo che adesso ci darà i 10 rand anche, perché in teoria dobbiamo guadagnare qualcosa ancora da lei, no? Beh, non avevo ancora avuto l'occasione di dirtelo, ma sono arrivata terza nell'ultima gara. Ti ricordi che era entusiasta? Era una balla allora. Ovviamente non ne sono felice, ma pare che la scuola sia ancora più contrariata. Sono stata convocata nell'ufficio del consulente stamani. La scuola potrebbe revocarmi lo status di studentessa modello se non miglioro i miei risultati. Colpa dei miei insuccessi nella ginnastica, perciò, va detto, non sarebbe così ingiusto. Ma ho anche sentito il vicepreside dire che sono un inutile spreco di risorse. E ho persino trascinato in questo pasticcio il dottor Marucchi, che era lì con me. Non lo sopporto. Deve essere un brutto colpo. Ecco perché sono venuta qui. Ma poi all'improvviso mi sono ritrovata in quel metaverso. Ma ora sto bene. Mi sento come se avessi voltato pagina, non ho dubbi che ora riuscirò a realizzare il mio sogno. Direbbe che tu ti sia ripresa alla grande adesso. All'altra parte, come ha fatto Yoshizawa a ritrovarsi all'interno di un palazzo? Qui bisogna capire com'è che alla gente gli spunti il navi. Immagino che ci sia lo zampino di Igor. Da come l'ha raccontata, si direbbe una pura coincidenza. Il navi, forse? Il navi? Beh, mi sembra l'ipotesi più sensata, in effetti. Ehi, ti spiace se diamo una rapida occhiata al tuo telefono? Se il navi fosse installato, potremmo scoprire il proprietario del palazzo dalla cronologia. Certo, ce l'ho proprio qui con... Scusate, il tema non vi servirà molto. E perché? Ma guarda caso.
batteria è andata. È da un po' che fai capricci. Forse c'entra quell'app di cui parlate. Oh, davvero? Non avresti dovuto farlo controllare? Beh, non era comunque un palazzo sul nostro radar, quindi non credo sia un grosso problema. Magari è solo una cosa così, ma non avremmo potuto prendere di mira il suo signore senza prima raggiungere una decisione unanime. Ok, volevo chiedervi una cosa. Voi due fate parte dei ladri fantasma? Ah? Noi siamo i ladri fantasma. Siete voi, vero? Esatto. Lo sapevo. I knew it. Aspetta, questo significa che quando eravamo in quella caffetteria con Akechi, ho praticamente detto ai ladri fantasma in persona che non concordo con i loro metodi. Mi dispiace tanto. Non farci caso. Che ci siamo chiariti, cosa intendi fare, Ato? Guardo Kasumi? Entra nei ladri. Proprio così. Visto come si è comportata laggiù, non credi che sarebbe un'aggiunta preziosa dei ladri fantasma? In realtà, aveva solo il danno sacro, non è che... Stai dicendo che vorreste che mi unisca ai ladri fantasma? In estrema sintesi, sì. La tua persona si è risvegliata, sei consapevole dell'esistenza dei palazzi. E, stando a quanto ho visto, hai un gran potenziale. Saremo lieti di accoglierti tra noi, se lo vuoi. E noi nel nostro letto. Capisco, ma... Non devi darci una risposta adesso. Insomma, probabilmente ti conviene aspettare finché non ne saprai di più sulla nostra missione. Grazie, ma mi dispiace, devo rifiutare la vostra offerta. Santo cielo, forse non si unisce subito. Quando l'abbiamo... Tornando al prologo del gioco, no? Quando l'abbiamo trovata nel palazzo, magari è lì che si unisce. No? Cioè, si unisce dopo. Poi non è neanche, tra l'altro, detto che quel palazzo lì lo faremo mai, eh? Poteva essere anche, come dire, una missione che stavamo facendo. Però, boh. Bene, allora per adesso torniamo a casa e... Aspetta, che cosa? Quando si è risvegliata la mia persona, giusto? Ho capito anche un'altra cosa. Non posso continuare a torturarmi così per le mie lacune nella ginnastica. Ecco il motivo per cui non posso unirmi a voi in questo momento. Deve risolvere lei forse il palazzo qua. Ma tra l'altro non ha spiegato niente. Non sappiamo se la sorella... Che cos'era quell'altro che ha ucciso la sorella. E bisogna concentrarsi sulla tua ginnastica? Mi dispiace davvero un sacco dirvi no, dopo tutto quello che avete fatto per me. Sai, potrebbe per esempio immaginare che va nel palazzo da sola e poi quando ce la ribecchiamo avrà quelle due o tre skill in più. Se avesse livellato da sola, no? Come se fosse un problema che dovrei risolvere lei. Però ipotizzo io, non è che... Non serve un bel modo di allenarsi. Forse hai ragione, ma penso che vi causerei soltanto altri guai se mi unissi a voi senza sentirmi totalmente coinvolta. Ovviamente non ne farò parola con nessuno. Sono lieto che tu l'abbia capito al volo. Se dovessi ripensarci, faccelo sapere, d'accordo? Ma sì, tanto entrerà di sicuro, dai. Grazie Morgana, se dovesse accadere mi farò subito sentire. Yes. Devo assolutamente ringraziare anche te, Edman. Prometto che un giorno ti ripagherò per avermi aiutata in così tanti modi. Allora, andiamo. Oggi sono successe un sacco di cose, ma sento che da domani mi impegnerò come mai prima d'ora. Mi fa piacere sentirlo, però è triste. Mi fa piacere sentirlo. Ci vediamo. Allora andiamo? Beh, ci vediamo. Mi aspettavo che anche Yoshizawa tenesse una persona. L'abbiamo salvata, ma non ci deve nulla. Detto questo, se accettasse unirsi a noi, sarebbe di grande aiuto. Ehi, è arrivato un pacco per te. Ok, con la lanterna, la zuppa di zucca.